stato affinato alla costituzione della sezione territoriale di cellule dell'ANPI, che è avvenuta questa mattina presso la sala consiliare del comune di Cellule, messaci gentilmente a disposizione dal nostro sindaco, dottor Guido Di Leone, al quale va la nostra grazie. Daremo inizio al convegno con i saluti istituzionali del commentatore Pietro Caprio, presidente della nuova costituita sezione di Cellule, dell'ufficiale Tommaso Bove, presidente nazionale dell'ANPI, della dottoressa Maria Carla Bocchino, che gentilmente ci onora della sua presenza, è un dirigente superiore della Polizia di Stato ed è consigliere di presidenza della nostra associazione, consigliere di presidenza nazionale con delega per le politiche giovanili. Poi avremo i saluti del nostro parroco Don Lorenzo Langella, che è anche vicario episcopale della legalità per la diocesi di Sessa Lucca, il nostro sindaco dottor Guido Di Leone. Successivamente l'avvocata Fiorentina Orefice farà il suo intervento sull'evoluzione delle misure di prevenzione applicabili alla popolazione illecita di capitali. Dopo di lei l'avvocata della libertà di Lima. Ho dimenticato di specificare le nostre gentili avvocate. L'avvocato Orefice è un avvocato penalista e consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capodete, mentre l'avvocata Di Mauro è la presidente dell'Associazione Donne Giuristi Italiane di Caserta. Il dottor Chitri, dopo il suo intervento, ci presenterà il suo libro, Il monolite storico di Catoccia e un giudice antimafia. A conclusione, il presidente per aver partecipato alla nostra iniziativa. Diamo la parola al commentatore Pietro Caprio. Un intervento brevissimo, solo, non tanto, mi sentite, no? Solo per un saluto. Saluto le autorità civili e militari intervenute, tutto il pubblico che vedo numeroso e in particolar modo saluto il padrone di casa, il nostro parroco, nonché referente per la diocesi della Terra e il sindaco di Cellule che oltre a essere il sindaco di Cellule ha avuto, diciamo, ha voluto questa l'organizzazione di questo convegno e quindi è stato molto molto vicino. Posso garantire che senza il supporto dell'amministrazione comunale, della persona del sindaco, questo convegno difficilmente poteva trovare svolgimento. Ringrazio il presidente nazionale dell'ANPI che è stato il promotore della costituzione della sezione di Cellule. Tenete presente che c'erano paesi di 8.000 abitanti, penso di non essere smentito Tommaso quando dico che è l'unica sezione a livello nazionale in un paese così piccolo. La nostra ambizione è crescere. Qualcuno che mi conosce dice che io sono un tipo ambizioso, non è vero, sono del tempo. Poi ringrazio i relatori, l'avvocata Fiorentina Orefice, mi lega una amicizia piccola. Più che quarantennale, quanto padre, quindi il presidente dell'ordine, il presidente delle donne giuriste della provincia di Caserta, ma permettetemi di ringraziare in maniera particolare il dottor Paolo Mitri, che ha avuto il piacere di conoscere e con il quale ho avuto il piacere di collaborare nel mio periodo napoletano. Grazie dottore di essere intervenuto e grazie a tutti. Confermo subito quello che ha detto poc'anzi l'amico Pietro Caprio. Abbiamo 85 sezioni in tutta Italia, ma solo nelle grandi città.
tocca, quindi per me è un motivo di grande soddisfazione. Dunque io saluto innanzitutto tutte le autorità civili presenti e come mi è stato anticipato si è tenuta questa mattina l'assemblea alla quale si è detto Pietro Capo, che è un'unità insieme al Salvatore e ai consiglieri per la disponibilità che hanno manifestato. Ringrazio veramente il sindaco, il dottor Pietro Milone, per aver voluto venire all'anno di questo evento. Ringrazio Don Lorenzo per la consueta e esclusiva ospitalità che ci offre. Saluto e ringrazio le sezioni territoriali presenti in molti numeri, cioè Napoli, Benevento, Caserta e Frosinone, che hanno voluto partecipare a questo evento. Saluto e ringrazio la dirigenza scolastica, la professoressa Gabriella Morino, i docenti e i ragazzi di tutte le scuole medie di liceo. L'ANRI, brevemente, l'ANRI ha tra le sue finalità prioritarie quella di divulgare a tutti i livelli, in ogni forma, i valori primari richiamati dalla nostra Carta Costituzionale. E in questo poniamo una particolare attenzione a ciò che riguarda i simboli della Repubblica. Simboli italiani che purtroppo abbiamo potuto rilevare negli ultimi tempi che sono leggermente bistrattati. Tricolori esposti in maniera indecente, tricolori esposti scoloriti in posizione errata, il canto degli italiani intonato, suonato e cantato a mo' di canzonetta, quando invece l'inno nazionale è un canto maestoso di popolo, rappresenta la nostra unità, la nostra identità e non può essere interpretato come purtroppo anche in occasioni di eventi internazionali è capitato di ascoltare. È troppo importante assicurarne. Quindi noi abbiamo il compito di far conoscere la portata ideale, la conoscenza storica dei nostri simboli e contribuire magari anche ad una maggiore cultura del rispetto. Questo perché noi come associati Angri siamo tutti fermamente convinti che l'altissima onorificenza, la prima onorificenza dello Stato che ci è stata attribuita dal Presidente della Repubblica non può significare per noi un semplice arricchimento di un traguardo. Noi abbiamo definito l'avvio di un percorso, l'avvio di un cammino che ci deve vedere però concretamente, quotidianamente, impegnati come testimoni. Come testimoni e soprattutto come esempio per i nostri giovani, in maniera da poter magari aiutare alla riscoperta di valori importanti come l'impegno. Questi sono, almeno adesso lo vedo, già quei valori che da soli sono già in grado di assicurare e mantenere nel tempo un sano sviluppo nazionale. Adesso la dottoressa Maria Carla Fortino ci onorerà con il suo breve saluto. Non so se mi sentite meglio con la voce del microfono. Ringrazio e ringrazio soprattutto le autorità, ragazzi, e le professoresse che sono presenti, perché per voi questo è un momento forse noioso. Prima temi e forse il linguaggio sarà un po' alto, però potrebbe essere una buona occasione per domani riflettere e parlare in modo diverso degli argomenti che studiamo. Fondamentalmente cerca di promuovere i valori e quindi presuppone la conoscenza della Costituzione. È un piccolo libricino, forse qualche anno fa, non parlavamo, il Ministero della Costituzione distribuì alle scuole un libro pubblicato dal Senato proprio per aiutare i ragazzi a conoscere i ragazzi della
nostre attuali scuole a conoscere la Costituzione. E questo potrebbe essere un oggetto di riflessione, perché la legalità non è soltanto il rispetto delle norme, quelle che ci impongono dei doveri, ma anche che ci riconoscono dei diritti, che è una cosa ancora più difficile del dovere, perché il diritto bisogna saperlo esercitare, e i ragazzi, i nostri ragazzi, hanno bisogno di guide che sviluppino quel senso critico che vi riporti a esercitare l'autonomia correttamente. E la Costituzione è un insieme di regole che cominciano da piccoli, per voi, cominciano già nella famiglia. Quindi direi che la scuola vi può aiutare a individuare le regole che sono costituenti il primo nucleo, il vostro, comunità, anche la famiglia, a individuare le altre regole che permettono di vivere serenamente e correttamente nell'altro vostro luogo di comunità, che è la scuola, che è praticamente il vostro mondo del lavoro, non vi abituate a lavorare. Seppur studiate, lo studio è fondamentale per esprimere la propria personalità, quello che l'articolo 1 della Costituzione riconosce come fondante la nostra Repubblica, non il lavoro. E vi aiuta la scuola laddove la famiglia non riesce ad aiutarvi per vari motivi a riconoscere quali sono le regole per vivere in tante altre piccole comunità, dall'oratorio, con donna Lorenzo, a le associazioni sportive, immagino che facciate anche qualcuno di voi in pratica di qualche sport, a associazioni musicali, per esempio, se qualcuno suona uno strumento, e così via. A vivere in comunità. Probabilmente questo è l'aspetto che ho necessario, probabilmente, anzi sicuramente per cosa nostra, quella dell'incapacità di sapere. Nelle nostre attività noi proporremo anche alle scuole, l'abbiamo già fatto a livello nazionale e quindi poi lo decliniamo con le nostre sezioni territoriali, proporremo alle scuole di individuare i temi specifici da cui fare il focus di attenzione, il territorio è diverso, e noi vi daremo la mano per individuare il referente anche territoriale più adatto alle vostre esigenze e più competente per sviluppare a vari livelli con i nostri ragazzi tutti gli ordini delle scuole, dei gradi delle scuole, il tema che più vi interessa. Ma l'importante è capire che per vivere in comunità ci vogliono delle regole per vivere bene e profondamente. Vi ringrazio e grazie dottoressa. Ci abbiamo adesso. Grazie.
questione di norme esterne, ci diceva la dottoressa, la possibilità di vivere una vita normale. E questo riguarda il discrimine che Papa Francesco pone nella Fratelli Tutti tra la buona politica, quella con la B maiuscola, che deve pensare alla possibilità di costruzione di futuro delle nuove generazioni, sapendo dare soluzione ai problemi, chiamando le cose col proprio nome, oppure meschine politiche che ragionano soltanto in termini di consenso. Grazie. Adesso il saluto istituzionale del nostro primo cittadino. Io spazio Antonitri, quando un benvenuto nella nostra città. Saluto tutti presenti al tavolo e saluto e ringrazio le nostre forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Associazione Carabinieri, la mia polizia, voglio dire grazie a loro, che fanno un lavoro veramente eccezionale. La Capitania di Porto, che con loro facciamo un ottimo lavoro del controllo marittimo. Se dico alcune cose non mi dilungo, perché sembra interessante partecipare a queste iniziative. Innanzitutto sono contentissimo perché oggi è nata il circolo Angri e faccio gli auguri al nostro colonnello commendatore Pietro Campi. Auguri e buon lavoro. Grazie. Auguri e buon lavoro, diciamo, quale di complimento per il lavoro che fa a livello nazionale con questa associazione, e il quale ti va il ringraziamento per il lavoro che hai fatto, ma che dobbiamo ancora fare. Sicuramente potremo dire che il lavoratore sarà un lavoro eccezionale, infatti già negli scorsi abbiamo incominciato a parlare di cosa si può fare e la presenza dei bambini oggi qui, dei ragazzi, è fondamentale perché è lì che bisogna parlare, perché come ha detto la dottoressa Cortina è vero che per loro magari è una cosa squicciante, noiante, però e il lavoro di queste giornate deve creare dei percorsi soprattutto per loro per indirizzarli verso un cammino giusto, perché come detto tu Tommaso la legalità non è solo una volta contro una, ma anche contro il rispetto, anche per il rispetto delle semplici regole, perché anche quella è legalità, rispettare le semplici regole. Guarda, io dice uno che ha iniziato a fare il sindaco a 32 anni e non è stato semplice, infatti giustamente mi sono ritrovato dato montato in una situazione, pure confrontandomi pure a casa. Mio padre mi ha detto una cosa, quindi devi osare, chi non ruba non deve avere mai paura di fare le cose. E questo penso sia una linea di vita fondamentale, soprattutto per chi amministra, soprattutto per chi amministra un comune che è stato molte volte messo indietro, perché magari molte volte diciamo anche chi non paga le tasse non rispetta le regole, è illegale. Prende verso gli enti che lo fornivano nel 2020, da quando sono insediato lì, prima non si pagava e ho dovuto affrontare contenziosi, debiti per 21 milioni di euro più 25 milioni di euro di contenziosi. Oggi abbiamo quasi chiuso tutti i debiti in solo 2 anni, in 2 anni di pandemia e di guerra. Quindi ci troveremo in un futuro migliore. Grazie. Adesso entriamo nel vivo dei nostri interventi. L'avvocata Fiorentina Orefice ci parlerà dell'evoluzione delle misure di prevenzione applicabili all'accumulazione illecita di capitali. Prego, avvocata. Buongiorno a tutti. Mi prendo questo ringraziamento da rivolgere all'ANCRI per avermi fatto questo invito alla partecipazione. Ringrazio e mi associo ai ringraziamenti già esplicitati del commendatore Pietro Capo, con il quale c'è un confronto diretto, direi quasi quotidiano, su temi giuridici e non solo, anche di impatto sociale. Nell'ordine la Presidente dell'Associazione Donne Giuriste Italia, Avvocato Anna Di
Mauro e con la quale condividiamo diversi progetti, e colgo anche l'occasione per salutare le diverse socie che vedo sedute in platea, che hanno partecipato ai lavori di questa mattina, e tutti gli avvocati e le avvocate che sono presenti. Ringrazio e do anche il benvenuto al dottor Enti, che tratteggia, devo dire, un'esperienza trentennale proprio nella descrizione, quasi devo dire didascalica, del fenomeno criminale, dando veramente un contributo attraverso una retrospettiva personale. Faccio altresì i complimenti per l'organizzazione, applaudo all'iniziativa proprio in termini di legalità, e lo faccio di concerto all'amministrazione comunale, espressa e rappresentata dal nostro sindaco, il dottor Guido Di Leone, al quale va veramente un applauso, perché non lesina mai, unitamente al nostro parroco, interventi di merito su temi afferenti alla legalità e non solo. Grazie anche al moderatore, a tutte le forze dell'ordine che sono intervenute. Accorati ringraziamenti alla comunità educativa e alla dirigente e a tutti voi, soprattutto ai ragazzi. In questo mi sento accomunata allo stesso intervento fatto dalla dottoressa Bocchino poc'anzi. Dicevamo, diamo proprio l'abbrivio ai lavori di questa mattina attraverso lo studio di un fenomeno, perché è quello appunto criminale. Grazie, è stata una tematica veramente molto interessante e offre tanti spunti di riflessione. Grazie ancora. Adesso l'avvocata Anna Di Mauro ci illustrerà il premio legalità, cittadinanza, pari opportunità e sovranità. Allora, buongiorno, ringrazio tanti per la presenza di me e la nostra associazione per far parte di questo lavoro. Ringrazio tutti i colleghi. Allora, grazie all'istruzione scelta e faccio tante punti per la costituzione, ringrazio il Presidente nazionale per i saluti, dormi con il programma signor scelta del progetto. Dottor Paolo Venitri, pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli, parlerà dell'indipendenza del magistrato tra esercizio del potere e tutela delle libertà individuali. E ci presenterà anche la sua opera letteraria, il monolite Storie di Camorra di Giudice di Napoli. Prego, dottor Enti. Grazie. Innanzitutto mi accorgo che ho fatto un grosso ringraziamento della situazione, forse proprio il mondo, sia diciamo alla situazione dell'arte che sia nel caso del corso della piazza per motivi di carattere professionale e poi prima della lavagna, di cui parlo anche nel mio libro, che è un capitolo della parola di questa di delitto, che parla proprio di questa cosa, che parla di questa vicenda, che il titolo è Torna a casa. Ultimamente sono stato invitato a San Attimo a un evento che era stato organizzato solo da alcune scuole del posto, e sono sempre una cosa che mi riempie di gioia poter parlare con i ragazzi, perché alla fine i ragazzi sono quelli che sono destinatari del nostro messaggio. E tra l'altro poi un'altra cosa di cui sono molto contento, che poi tra l'altro io ho una usata molto particolare favore proprio ai ragazzi. Infatti è vero che è stato anche adottato come testo da alcune scuole in Campania, anche quelle della Campania. Mi hanno dato anche un premio, tra l'altro, perché il libro è stato votato, siccome io per la Adesso è il nostro presidente.
ragazzi, soprattutto i ragazzi, e che immagino abbiamo visto tutta Roma, la vostra città, ma un piacere di essere un film di fare, perché è particolarmente grave per me, però ancora non ho vista uscita addosso, e grazie di cuore veramente a tutti i rappresentanti delle vostre parole. È una raccomandazione a voi ragazzi. Abbiamo parlato della verità, non dimenticate di legalità e anche di non andare con la bici contro mano e anche di non andare con una parte di una preghiera, anche questa è legalità, legalità è anche il rispetto dei vostri diritti. Arrivare a scuola. Arrivare a scuola. È il rispetto dei vostri diritti, se voi diritti ha fatto riferimento al turismo. Se mi dovesse capitare, ragazzi, io non sono a voi, ma io qualche volta mi svegli di notte al buio, attraverso un momento di ansia, di paura, quello che faccio, allungo la mano sulla pergola, cerco di fermare e mi passa tutto. Può succedere anche nella vita di tutti i giorni, attraversare un momento del genere, magari a causa di comportamenti scorretti o di atteggiamenti scorretti. Fate la cosa, fate la stessa cosa, allungate la mano verso una di queste divise sarà completamente il vostro nome, le vostre ansie che gioveranno quella serenità di cui avete mostrato santo il libro. Ok? Grazie a tutti. Girati, girati. Più o meno siamo là. Grazie. Grazie, grazie per la presenza. Gabriele Canietto. Forza Gabriele. Ecco qua la tua partecipazione e fai l'educatore della legalità, vai. Laura Belluto. Laura non è un caso, prima era il cognome, adesso c'è comune il nome. C'è anche mio figlio sulla mano. Grazie. Grazie. Grazie di cuore per la
partecipazione. Grazie.